Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo con un'ampia pagina dedicata alla sciagura dell'hotel Rigopiano di Farindola. Oggi ricorre il quarto anniversario di quel maledetto giorno in cui persero la vita 29 persone, una di quelle tragedie che ha segnato la storia della nostra regione assieme purtroppo agli altri terremoti che ci sono stati e alle altre sciagure gravi che hanno segnato la storia recente dell'Abruzzo. Noi adesso andiamo in diretta da Farindola, dove c'è il nostro Stefano Recanati che seguirà un po' tutta questa giornata caratterizzata e segnata dall'emergenza Covid, una cerimonia molto diversa rispetto a quella degli altri anni, in forma privata anche per rispettare le regole anticontagio. Saluto te Stefano e saluto e ringrazio anche Marco Foresta che è lì con te per questo collegamento, che ha perso i genitori il tragico giorno di 4 anni fa. Linea a te Stefano. Buongiorno da Farindola, buongiorno, è iniziata questa mattina la cerimonia in ricordo delle 29 vittime di Rigopiano di quel maledetto 18 gennaio 2017, come hai giustamente ricordato tu in apertura. Lo faremo con Marco Foresta, che andiamo subito a ringraziare, a cui andiamo subito a chiedere qual è il sentimento che si prova ogni qualvolta il 18 gennaio si torna qui a Farindola e a Rigopiano. Beh, è sempre un'emozione fortissima ricordare quello che è successo 4 anni fa ed è sempre difficile, perché sono convinto che gli anni, il tempo non cancella quello che è successo, anzi ci fa sempre, è sempre presente dentro di noi e abbiamo sempre più tristezza e più rabbia. Ecco Marco, quel giorno fu un giorno indimenticabile per tutto l'Abruzzo, negativamente parlando, perché ci fu prima il terremoto della mattina, poi ci fu quella valanga e quelle notizie che arrivavano in maniera spezzettata, non si capiva bene che cosa fosse successo. Ecco, quando è arrivata quella chiamata che purtroppo vi ha dato questa tragica notizia, è sceso il gelo nuovamente nel vostro cuore. Sì. Ricordo come se fosse ieri quel giorno e, come hai detto tu, le notizie erano frammentate, erano incerte, non c'erano certezze di quello che era successo su, finché purtroppo le immagini delle prime ore del mattino del 19 gennaio 2017 ci confermarono quello che purtroppo temevamo e che nessuno però si auspicava e credeva. Ecco, come detto, la mattinata è iniziata presso il municipio di Farindola, perché c'è stato un incontro tra una delegazione del comitato vittime di Rigopiano e il sindaco Ilario Lacchetta per parlare di quella che sarà il futuro monumento in ricordo delle vittime di Rigopiano, che nascerà in primavera sui resti dell'hotel Rigopiano, adiacente ai resti dell'hotel Rigopiano, e per questo andiamo a vedere il contributo. Vedrà la luce a breve il monumento dedicato alle 29 vittime della valanga di Rigopiano. Nel quarto anniversario della tragedia, una delegazione del Comitato delle Vittime ha incontrato presso la sala consigliare del Comune il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, che ha illustrato il nuovo progetto, dove saranno posti 29 cubi e una Madonna donati dalla comunità di Orosei. Inoltre il primo cittadino durante l'incontro ha proposto al Comitato la possibilità di intitolare alle 29 vittime la nuova piazza di Farindola. Abbiamo cercato di eliminare tutte le problematiche burocratiche amministrative che hanno seguito l'iter di realizzazione del Giardino della Memoria, quindi ho proposto al Comitato una delocalizzazione che chiaramente resta nel simbolo della memoria, ma che chiaramente vada a prevenire anche ogni tipo di rischio dal punto di vista delle valanghe, quindi acquisendo tutti i pareri dal Coreneva, dalla Soprintendenza e dal Parco, e in sinergia con la provincia di Pescara andremo a realizzare a primavera quest'opera. Ecco sindaco, lei durante l'incontro ha proposto anche di intitolare la nuova piazza che sorgerà nei pressi del municipio proprio alle 29 vittime di Rigopiano. Come è stata presa questa dalla delegazione? C'è stato entusiasmo all'idea, perché è una delle piazze simbolo della rinascita della nostra comunità ed è giusto una piazza che
vada a completare tutta la storia di Farindola, contempli anche il ricordo delle vittime. Ecco, una piazza e un giorno, siamo a 4 anni che non potrà essere dimenticato così facilmente, soprattutto dalla comunità. La ferita è ancora aperta e il tempo purtroppo non va a lenire questo dolore. Soddisfazione dopo l'incontro traspare dalle parole di Nicola Colangeli, che nella tragedia ha perso la figlia Marinella, estetista del centro benessere. Rigopiano diventerà un centro di preghiera, perché non pensiamo che per il turismo ci sta pure sulla preghiera, perché io vado tutti i giorni su e vedo che vengono da San Gabriele, passano a Castello e poi vengono a fare una preghiera, a portare un fiore sui nostri cari. E penso che facendo questo giardino della memoria possiamo dire grazie pure all'amministrazione, a tutti coloro che ci daranno una mano, alla provincia, all'Ente Parco, a tutti quanti. Speriamo che al più presto possibile, a primavera, vediamo questo giardino della memoria, che, dove possiamo depositare un fiore e fare una preghiera. Sì, va bene. E allora la memoria è la parola del giorno. Ogni volta che ci troviamo il 18 gennaio a ricordare quanto accaduto, la mia domanda a Marco Foresta è come è cambiata la sua vita da quel giorno, insomma è cambiata per noi che non siamo coinvolti in prima persona, ma ha solo ricordo di quelle ore e dei giorni seguenti ci vengono i brividi. Immagino che per lei sia molto più dura, e allora la domanda è proprio quella: come è cambiata la sua vita? Ha detto benissimo, e in quei giorni era talmente confusionaria, talmente piena di notizie, che è stato difficile affrontarlo, ma è stato molto più difficile affrontare gli anni a venire, soprattutto il primo, perché ovviamente la vita di ragazzi come me, che 27 anni, si è trovata proprio stravolta dalla sera alla mattina. Però ci facciamo forza, ci siamo fatti forza tutti insieme e andiamo avanti, perché abbiamo un obiettivo, che è quello della giustizia, che vogliamo portare a termine, e quello ora è quello che abbiamo come obiettivo. Ecco, ha perso i suoi familiari in quella tragedia, ma credo che nella sciagura chiaramente che ha coinvolto un po' tutti abbiate trovato una grande famiglia, che è quella del comitato, e questo mi sembra insomma importante, sì, da sottolineare. Sì, siamo diventati veramente una nuova grande famiglia, perché è stato anche molto difficile, perché comunque non siamo tutti abruzzesi, cioè ci sono persone che vengono di fuori, però il dolore in questi casi unisce e non separerà mai quello che siamo diventati e che siamo. Stefano, a te. Sì, si parlava di giustizia, lo ha fatto anche Marco Foresta, a cui vorrei chiedere questo. Marco Foresta, giustizia che dovrà essere ricercata nelle aule di tribunale, però alla luce dei fatti e di quelle sentenze che non sono uscite dalla tragedia di Viareggio, che cosa vi sentite di dire? È il nostro timore dall'inizio, quello purtroppo che si è verificato a Viareggio non più di qualche giorno fa, è un colpo al cuore, perché conosciamo quelle persone, ci hanno aiutato in questo percorso e noi vogliamo assolutamente con tutte le nostre forze evitare quello che sta succedendo in questi giorni a Viareggio e che la verità che tutti noi abbiamo nel cuore sia effettivamente quella processuale. Ecco, dalla tragedia di Rigopiano, oltre alle 29 vittime, c'è da ricordare gli 11 superstiti, tra cui quella la storia di Giampaolo Matrone, che ha perso la sua cara amata Valentina, e la sua vita andrà avanti insieme alla figlia Gaia, cui stamattina lui non sarà presente oggi alla cerimonia, però ha dedicato un videomessaggio alla moglie, e su questo abbiamo fatto un altro contributo video che possiamo mandare in onda.
una toccante poesia, un breve video e un palloncino speciale, rosso e a forma di cuore, accanto ad altri 28 di bianchi per ciascuna vittima. E una promessa: far uscire la verità e condannare i responsabili. Così Giampaolo Matrone, il sopravvissuto simbolo della catastrofe di Rigopiano, e la figlioletta Gaia di 9 anni hanno voluto ricordare rispettivamente la moglie e la mamma Valentina Ciccioni, in occasione del quarto anniversario della più grave tragedia sulla neve mai successa in Italia, consumatasi il 18 gennaio del 2017. Il pasticcere di Monte Rotondo, che in quel resort è rimasto sepolto per 62 lunghe e interminabili ore, oltre ad aver perduto la sua compagna di vita, ha riportato menomazioni gravi e invalidanti agli arti. Nella lirica che ha composto esalta la figura di mamma e di Valentina, che prima di volare prematuramente via ha fatto a tempo a lasciare in dono la cosa più bella che ci sia, la piccola Gaia. Matrone, in occasione della giornata in cui ricorre l'anniversario della tragedia, non intende dare altro spazio se non al ricordo, ai sentimenti intimi e personali, né entrare nelle tante polemiche legate alla responsabilità di una strage di Stato, ai ritardi, dopo quelli dei soccorsi, di un processo che non ha ancora superato la fase dell'udienza preliminare, alla teoria del terremoto che gli imputati vorrebbero usare per dimostrare l'imprevedibilità dell'evento, al risarcimento statale che tuttavia al momento non prevede nulla per i superstiti. Una cosa però Matrone lo promette alla sua Valentina: una lotta senza sosta per far emergere tutta la verità su Rigopiano e per far sì che chi ha sbagliato e omesso di compiere i propri doveri paghi. E dunque questo è il ricordo di Giampaolo Matrone della sua cara amata Valentina. I familiari e la spicciolata si stanno riversando sui pressi dell'hotel Rigopiano, dove è rimasto il totem, dove alle 15.30 ci sarà l'alzabandiera, poi la deposizione di alcune corone d'alloro che arriveranno dal Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, ma arriverà anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi alle 16.30 Alle 16 ci sarà la messa, la Santa Messa officiata da Don Luca, e poi alle 16.48, orario simbolo della valanga, ci sarà il silenzio e questi palloncini che voleranno in cielo al ricordo ancora una volta delle vittime di Rigopiano, perché si faccia presto giustizia, come ha ripetuto più volte ai nostri microfoni in diretta Marco Foresta. E da Farindola per questo collegamento è tutto, gli aggiornamenti nell'edizione delle 19 del TG, a voi. Grazie a Stefano Recanati, grazie soprattutto a Marco Foresta per il suo contributo, per averci riportato ancora una volta la sua storia alla mente in questa giornata appunto dedicata alla memoria. Voltiamo pagina ora e torniamo ad occuparci della pandemia. Il momento attuale non consente di abbassare la guardia, ma gli effetti delle feste di Natale, spiega ai nostri microfoni il dottor Giustino Parruti, che dirige l'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, il Covid Hospital Pescarese, sono fortunatamente più attenuati. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Paolo Renzetti. Gli effetti, se ci sono stati degli assembramenti, un po' chiamiamoli così, del periodo natalizio, post natalizio di Capodanno, si stanno vedendo. Questa famosa terza fase è arrivata, è un po' più attenuata di quello che si prevedeva, qual è la situazione? Ecco, partiamo dalla sua ultima affermazione, è un po' più attenuata per fortuna. Noi abbiamo sempre un certo numero di insufficienze respiratorie che ci visitano ogni giorno e 4-5 qui a Pescara ricoveri di pronto soccorso tutti i giorni. Però credo che l'azione di mitigamento che c'è stato, cioè di riduzione dell'attività di assembramento, ha dato un buon risultato, altrimenti potevamo temere peggio. Possiamo dire da oggi che da qui a qualche settimana la situazione potrebbe lentamente migliorare? O è ancora presto? È un po' presto, perché c'è la coda che necessariamente si associa in queste fasi dei contagi nosocomiali. C'è comunque un'attività costante, per cui perché gli effetti di questi numeri così bassi di questi giorni si ripercuotano in un reale carico ridotto dei nostri reparti, io credo che ancora una mesata dobbiamo aspettarla. Abruzzo è una delle regioni dove sono stati fatti più vaccini, tra le prime 6 nel nostro paese, e questa è una bella notizia però. Ci fa molto piacere, soprattutto perché per l'economia della nostra area. Quanto prima raggiungeremo una copertura adeguata a poterci consentire una
una ripresa dell'attività ordinaria, tanto prima tutto il nostro sistema tornerà a fruire. E da oggi è possibile prenotare le vaccinazioni per gli over 80, e questa è una cosa davvero importante in questo momento. È una cosa importante, è una cosa bellissima, mi sembra un'eccellente soluzione organizzativa che permette di avere delle liste pronte cui attingere in continuo man mano che il vaccino è disponibile, quindi io trovo che l'iniziativa è davvero molto molto lodevole. E a proposito delle vaccinazioni, oggi si aprivano le prenotazioni per quanto riguarda i vaccini per gli over 80, sono state 949 alle ore 12 le manifestazioni di interesse per la vaccinazione inserite sulla piattaforma telematica regionale. L'iniziativa, si legge in una nota della Regione Abruzzo, ha raccolto un'adesione senza precedenti con punte di 7.000 accessi in contemporanea al sistema che hanno mandato in sofferenza la piattaforma. Lo stesso vale per le linee telefoniche dedicate che, a causa dell'elevato numero di chiamate gestite, possono risultare occupate o non raggiungibili. I tecnici, scrive ancora Regione Abruzzo, sono al lavoro per ridurre i disservizi, ma come è stato ribadito anche questa mattina sarà possibile manifestare il proprio interesse alla vaccinazione almeno fino al 31 gennaio. Si ricorda inoltre che la successiva somministrazione dei vaccini sarà curata dalle singole ASL secondo i protocolli ministeriali e non sarà utilizzato il criterio cronologico rispetto alle adesioni formalizzate. E sui disservizi di questa mattina ci sono anche le critiche da parte del Movimento 5 Stelle con Sara Marcozzi, che giudica grave il disservizio nei confronti degli abruzzesi. E noi proseguiamo con la politica. Dei 200 milioni di euro disponibili per il Cura Abruzzo 1 e il 2, ne sono stati erogati appena 51. La denuncia arriva dal Partito Democratico, che chiama in causa la Giunta Marsilio. Sentiamo. Il Partito Democratico contesta il lavoro fatto dalla Giunta regionale per il Cura Abruzzo 1 e 2. Questa mattina in conferenza stampa, Paolucci, avete detto dei 200 milioni disponibili ne sono stati erogati appena 51. Esattamente, il 25% a cui andrebbero sottratti i cosiddetti fondi rotativi, ovvero i fondi a prestito. Effettivamente alle imprese e alle famiglie sono arrivati appena 20 milioni di euro circa. Per quanto riguarda le imprese, 6 milioni di due banti che ammontavano a 70 milioni, quindi meno del 10%, una denuncia forte, perché noi periodicamente facciamo una sorta di tagliando al Cura Abruzzo 1 e 2 e purtroppo le denunce che già lanciavamo un anno fa all'atto dell'approvazione si sono verificate oltre addirittura le nostre aspettative corrette, cioè le procedure di norma, provvedimenti amministrativi e burocratiche che avevano scelto purtroppo rallentavano il percorso di erogazione. La verità è che le risorse per le famiglie e soprattutto per le imprese sono rimaste al palo dopo un anno di denunce e promesse. Hanno utilizzato queste norme esclusivamente per fare politica nazionale. Il presidente Marsilio si è messo a disposizione del suo partito per aprire sempre una dialettica, un confronto critico col governo, ma per quanto riguarda la presidenza, il ruolo di presidente dell'Abruzzo e degli abruzzesi, la sua giunta è rimasta davvero ferma. Tante categorie, imprese, famiglie, consorzi, case di riposo, comune, attendono da mesi i ristori promessi dalla Regione. Noi abbiamo avuto un atteggiamento molto collaborativo in sede di approvazione di queste due leggi, Cura Abruzzo 1 e Cura Abruzzo 2, ma abbiamo criticato il merito e soprattutto le procedure, tant'è che dopo tanti mesi una piccolissima parte dei 200 milioni di euro messi in campo con queste due leggi sono arrivati a destinazione e poi tanta parte sono fondi rotativi, cioè sono prestiti momentanei che devono essere restituiti alla Regione nel più breve tempo possibile. Davvero un tradimento forte da parte di questa giunta regionale verso l'economia, verso i comuni, verso le imprese, verso le case di riposo di questa Regione. Voglio fare alcuni esempi. I balneatori stanno attendendo ancora il milione di euro promesso e normato per quanto riguarda le mareggiate, i danni delle mareggiate del novembre 2019. I ristoratori hanno chiesto tanto, c'è stato un tavolo importante proprio qui in Regione, nulla delle loro richieste è stato raccolto e accolto da parte di questa giunta regionale. Si sono fermati solo ad un grande comizio
contro il governo nazionale, così come le case di riposo stanno attendendo sia i 3 milioni a fondo perduto e sia i 4 milioni di fondi rotativi, e lì ci sono operatori che stanno soffrendo e non ricevono stipendi da mesi, e parliamo di un settore molto molto sensibile dovuto ovviamente alla pandemia. Consegnati questa mattina a Teramo i lavori per la realizzazione del nuovo ponte di Castelnuovo. L'infrastruttura costerà 6 milioni di euro e sarà strategica per i comuni produttivi della zona. Soddisfazione da parte dell'amministrazione provinciale per aver sbloccato un'opera che rappresenta, dicono, la rinascita del territorio teramano. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. La provincia di Teramo ha consegnato ufficialmente i lavori del nuovo ponte di Castelnuovo. Ad aggiudicarsi l'appalto è stato il consorzio Stabile Rinnova, costituito da 10 imprese teramane. L'opera prevede un investimento di circa 6 milioni di euro. I fondi sono quelli della regione Abruzzo, circa una metà provenienti dal Masterplan. L'infrastruttura sul fiume Vomano collegherà la rete stradale nelle zone produttive di Cellino Attanasio e Castelnuovo Vomano. Oggi finalmente possiamo fare la consegna. I lavori cominceranno da subito, tempi dei lavori 6 mesi, quindi confidiamo che in questo breve tempo possibile possiamo consegnare alla nostra provincia di Teramo un'opera strategica sia per il collegamento delle vallate del Tordino con il Fino, ma soprattutto per l'intera provincia. E io penso che questa possa essere anche un'opera, un po' il simbolo della rinascita della provincia di Teramo, che va nella direzione appunto della rinascita e, come ho detto l'altro giorno, di riconnettere il territorio. Affidiamo a quest'opera una grande importanza strategica, appunto, come ho detto, per il rilancio definitivo della provincia di Teramo. Come voi sapete, in pratica dal nostro arrivo in provincia abbiamo trovato tutte opere bloccate, quindi non era la prima opera bloccata, come sapete c'era anche un'altra opera importante che è il ciclo pedonale di Roseto, che confidiamo anche a breve di far ripartire, quindi anche su quest'opera affidiamo anche una ripartenza immediata affinché si possa completare la pista ciclabile di tutta la costa teramana. Il nuovo ponte di Castelnuovo avrà un'unica carreggiata formata da due corsie per un'ampiezza complessiva della piattaforma stradale di 10,50 metri. L'Aquila non ce l'ha fatta a diventare capitale italiana della cultura 2022. L'ambito riconoscimento infatti è stato vinto dall'isola di Procida. Arrivato tra le 10 finaliste nella corsa al riconoscimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il capoluogo d'Abruzzo ha lavorato sodo con la produzione di un elaborato dossier scritto e coordinato da Pierluigi Sacco. Dovremmo premiare tutte e 10 le finaliste, ha detto il ministro Dario Franceschini durante la proclamazione online della città vincitrice. Nell'anno della rinascita dunque sarà Procida a rappresentare la spinta culturale italiana in laboratorio con lo slogan "L'isola che non isola". E adesso siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio di Serie B, sconfitta pesante per il Pescara che nello scontro diretto contro la Cremonese regge nel primo tempo ma poi crolla nella difesa sotto i colpi di Ciofani e l'autorete di Jarosinski. Per il Delfino un deciso passo indietro dopo la vittoria di inizio anno contro la Reggiana. Il servizio. Un Pescara appena sufficiente nel primo tempo ma imbarazzante nella ripresa, perde per 2-0 al cospetto della Cremonese lo scontro diretto dell'Adriatico dopo 90 minuti che hanno fatto emergere i nuovi limiti difensivi ma anche offensivi della squadra abruzzese. Breda con tre quarti di difesa out arretra sulla linea dei centrali Valdifiori, a centrocampo Omeonga gioca al posto di Bellanova con Masciangelo quinto di sinistra. Il neo biancazzurro Macin va in panchina, tanti gli assenti anche fra gli ospiti che si schierano con il 4-3-3 all'Adriatico, dirige la penna di Roma. Al quarto minuto, sugli sviluppi di una rimessa laterale, palla in area lombarda a Galano che calcia sporco mandando il pallone di un soffio sopra la traversa. Fasi iniziali di gara equilibrata con più possesso palla ospite ma poche occasioni. Al 31esimo missile di Valzania e palla che sfiora l'incrocio dei pali della porta di Vincenzo Fiorillo. Resta così lo 0-0 di inizio partita. Al 39esimo a proteste del Pescara dopo un contatto in area grigio-rossa fra Seter e Castagnetti.
Zanetti, con il giocatore ospite che tocca anche la gamba del colombiano, ma con il direttore di gara che lascia ancora una volta proseguire lasciando qualche dubbio sulla sua decisione. Finisce così senza reti il primo tempo dopo una gara molto equilibrata e con poche occasioni. Nella ripresa Cremonese in campo con Daniel Ciofani per Strizzolo, sarà la sostituzione che cambierà il match. Al terzo pericolo in area abruzzese con Fiorillo che non trattiene il pallone calciato da Seller prima della respinta su Valeri ed il salvataggio di Valdifiori dopo il fischio del direttore di gara La Penna che segnala un fuorigioco. All'ottavo ancora ospiti pericolosi con un tiro a fil di palo di Valeri. Sicuramente molto meglio la squadra di Pecchia che ricorre anche a Gaetano in questo avvio di secondo tempo con Breda che al tredicesimo manda in campo Vokic per uno Pago Galano. Continua a far meglio però la formazione grigiorossa che al sedicesimo con Ciofani trova il vantaggio con il gol dell'ex biancazzurro Lesto a mettere alle spalle di Fiorillo su assist di Valeri. Male il Delfino con gli ospiti più vivi e con il tecnico pescarese che effettua un doppio cambio con Crecco e Fernandez per Masciangelo e Maestro, ma al ventesimo arriva il raddoppio ospite con un'autorete di Erosischi che segna nella porta sbagliata. Notte fonda per il Pescara in crisi di gioco e con Fiorillo che al ventiquattresimo evita il tris salvando su Seller. Delfino letteralmente alle corde con la Cremonese a fare il bello e il cattivo tempo. Irriconoscibile davvero la squadra di Breda che si agita in panchina con gli ospiti però che dominano il proscenio. Al ventinovesimo c'è l'esordio di Macin che entra al posto di Busellato prima del tris di Gaetano annullato dall'arbitro per fuorigioco. Partita che sembra già abbondantemente chiusa anche se al trentaduesimo Setter di testa chiama la parata Carnesecchi. Per il Delfino da segnalare al novantunesimo la punizione di Memusciai respinta dal portiere ospite prima del triplice fischio finale di La Penna che certifica la quinta sconfitta casalinga stagionale del Pescara atteso ora dal doppio turno esterno di Salerno e Verona con il Chievo. In Serie C continua la striscia senza vittorie del Teramo che cade al Rocchi di Viterbo per effetto della rete di Markic in chiusura di primo tempo. Solita prestazione scialba della squadra di Paci che perde il terzo posto in classifica e scivola alle spalle di Avellino e Catania. Il servizio di Ania Cantagalli. Il Teramo gira a quota 28 punti in classifica, chiudendo il girone di andata con la sconfitta in casa della Viterbese per 1-0 ed allungando la striscia dei risultati senza vittorie a ben 8 consecutivi. A decidere al Rocchi un gol di Markic a fine primo tempo. Paci ritrova Piacentini che torna subito titolare in difesa dopo il reintegro in lista. Per il resto è la formazione vista contro l'Avellino. Nella Viterbese fa invece il suo esordio dal primo minuto l'ex Livorno Murillo. Pronti via ed è un diavolo che mette subito pressione agli avversari come non si vedeva da un po'. Diachité gira di testa un angolo, ma soprattutto qualche minuto dopo Santoro si guadagna un calcio di punizione che Bombalci manda sul palo. Lo stesso Santoro è però più veloce degli altri a fiondarsi sul pallone, trovando Daga a negargli la rete. La Viterbese fa fatica a costruire ed il Teramo si fa ancora pericoloso. Al 18esimo Ilari manda Bombaggi al tiro, mentre poco più tardi Costa Ferreira imbecca Piacentini che di testa manda alto. Al 23esimo Arrigoni impegna centralmente l'estremo di casa, ma questa sarà l'ultima azione della prima frazione in casa Diavolo. Da quel momento in poi infatti la Viterbese sarà pericolosa da palla inattiva. Al 34esimo Murillo non inquadra la porta da due passi sfiorando il palo. Al 39esimo Benzaia trova ancora la testa dell'attaccante brasiliano con Lewandowski che però para senza problemi. Dall'ennesimo calcio di punizione scaturisce il gol dei padroni di casa. Benzaia mette in mezzo, si crea una gran confusione in area da cui emerge Markic e la sua deviazione vincente tra le proteste dei giocatori del Teramo. Il Diavolo non inizia bene la ripresa e Baschi Rotto ad impegnare inizialmente Lewandowski con Tunkara che lo segue a ruota poco dopo. La reazione biancorossa è ancora in un calcio di punizione disegnato da Bombaggi che finisce di poco alto sulla traversa. Due minuti più tardi è Costa Ferreira a pescare l'ex Pordenone che di testa però trova Daga. Al 33esimo ancora una volta Lewandowski a mettere una pezza su Tunkara lanciato a rete che si fa ipnotizzare dall'estremo del Diavolo. Al 40esimo poi l'ultimo sussulto. Gerbi confeziona una doppia occasione mettendo palla a terra in aria e trovando la combinazione Daga-Palo a negare il pareggio. Sulla ribattuta è ancora il legno esterno a ribattere i tentativi del Teramo. La formazione di Paci perde così il terzo posto in classifica e domenica prossima Palermo dovrà fare i conti anche con le squalifiche di Arrigoni e di Diachité.
Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social, l'appuntamento con la nostra informazione è alle ore 19, vi ricordo invece alle 21 l'appuntamento di questa sera con Replay per parlare chiaramente del Pescara. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.